In diretta dal Red Bull Ring in Austria, va in scena l'ottavo round della Prime League, stagione agonistica 2023-2024. Buonasera amici di Formula Italian Team, da parte di Raffaele Lelli per voi Rossi, assieme a me in cabina di commento e dalla regia di questa serata il buon Simone Fracchioni dai Dust Stamp. Ciao Simone. Ciao Raffaele, buonasera a tutti, buona gara. Ovviamente nessuno si azzardi a mettere una ruota in pista senza il benestare della direzione gara. Questa sera rappresentata come di consueto dal buon Andrea Badolato. Per tutti noi, Andrea, ciao. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Non so se è un problema mio, ma ti sento un po' laggare, Raffaele. O forse è un problema mio, non so. Collego il collegabile o il mio Sì. Non so se Simone mi dà conferma in diretta. Principalmente l'ho sentito perfetto. Quindi, ah, ok. Quindi penso che non sia un problema, però comunque se... Forse è un problema mio, allora, dai. Vabbè. Iniziamo questa serata. Iniziamo bene, però potrebbe finire... Iniziamo non bene, ma potrebbe finire benissimo. Sì, eh. Dovremmo averlo recuperato. Eccolo. Buonasera, adesso è meglio? Come va? Eccoci. Ok, allora andiamo avanti. Insomma, i cancelli del Red Bull Ring si spalancano in ultimo, visto atipica come cosa, vista la conformazione insomma del calendario quest'anno con le categorie, per l'ultima volta di quest'anno anche con la Premier League, che di solito eravamo abituati a vederla aprire le varie settimane di gara nelle varie piste. Ultima gara anche per la Prime, quindi prima della pausa natalizia, una Prime che arriva qui già con il titolo onorifico, diciamo, già assegnato al buon Stefano Croci, il quale spero vada a podio, perché questa me la sono dovuta segnare. Effettivamente lui, noi lo leggiamo Crick, ma è CR1-1, sarebbe intrigante, glielo dobbiamo chiedere. Un Kronek, tipo qualcosa del genere, insomma, anche perché Stefano Croci, dai, speriamo vada a podio, mi voglio togliere questo dubbio, se inglesizzare quindi questo fantomatico 1, insomma, uno Stefano che finora è stato l'unico insieme a Tex, oltre a completare tutte le gare disputatesi, è stato una delle crescite migliori rispetto alla pre-season. In queste prime 7 gare ha battuto il record di categoria per vittorie consecutive, un record che resisteva dal 2016 con il buon Mornon, alzando l'asticella quindi a 5. Secondo all'esordio, 4 pole, mai fuori dai primi 3 in qualifica. L'unico neo è stata la partenza dell'ultima gara a Silverstone, dove dalla pole ha perso 2 posizioni ed è scivolato in una serata ricca di contatti e che lo hanno portato a chiudere 7º. Di ciò ne hanno approfittato i suoi 2 diretti rivali in classifica, ovvero Ruggio e River. In particolar modo mi soffermo su Ruggio, perché lo stavo guardando dalla live ricaricata su YouTube. Tra l'altro, buonasera anche a chi buon pomeriggio a chi ci sta seguendo in differita in questo ricaricamento su YouTube. Avevo notato come Crick aveva subito montato il muso della sua vettura, andandosi a posizionare ovviamente in partenza a Singapore, a Silverstone, già verso la vettura di Crick, quindi a mettere fin da subito pressione, voler attaccare, e mi sembra quello che possa più attaccare fisicamente in pista, mentre River lo conosciamo è più come da nickname maratoneta, viene fuori sulla distanza, non è uno che si lancia fin da subito nel corpo a corpo. Mi aspetto invece un Ruggio che possa tentare di spezzare in qualche modo l'egemonia di questa prima parte di stagione con il caro Crick. Chiudendo il tema Silverstone, segnalo un bel podio di Tartaruga, suo primo podio su Formula Italian Team, alla sua seconda stagione in Prime dopo un anno scorso davvero complicato a livello di assenze. Quarto Robby che ha sfiorato la classica zampata stagionale, frutto della sua esperienza. Top 5 chiusa da Emis, poi Upip, prima citato Crick, Alex Pilotino, Naspaz e Tex, che quindi anche lui conquista qualche punto a chiudere la top 10 e anche dei 10 arrivati al traguardo. Ecco, una cosa che magari coinvolgo anche la direzione di gara, visto che anche questo tema questa sera è un tema, le 5 assenze a Silverstone, il ritiro dal campionato da parte di Aggiordi, che poi è salito in pro tramite il Fit Draft. Anche questa sera 4 assenze, dovevamo avere Black Piaggio ma non è riuscito con la connessione, anche lui era in pro con il Fit Draft, è passato in Prime. Abbiamo l'innesto di Crive, sì, Crive è in pista con l'Alfa Tauri. Sì, quindi c'è già l'occasione, la lista wild card delle terze guide, mettiamolo così, della Prime, anche se in realtà sono effettivamente wild card. E Andre, ci sono già diversi test nell'ombra dei vari gruppi. Sì, diciamo che ci sono un po' di assenze da un paio di gare, ma contiamo di recuperarle dopo le festività, quindi... Stasera debutta Crive, che è tra l'altro un pilota che molti che ci seguono lo conoscono bene, perché ha corso diversi anni fa anche in categorie diverse, se non ricordo male la Pro,
in sport, quindi un pilota abbastanza conosciuto. Sì, credo un po' a targhe alterne, ha saltato qualche anno, però dal 2014, se non vado errato, presente nei campionati, magari o come terzo pilota o come sostituto, ma spesso anche come pilota ufficiale. Chiudiamo quindi con lo squadro della classifica, dove spetta ovviamente Crick a quota 150, più 40 su River, più 48 su Ruggio, e praticamente tre gare di ritardo, Emis dalla vetta, poi Gilles, Tartaruga, Osvaldo Potte e Dupip, che sono lì a combattere per la zona finals. Ovviamente classifica pilotica specchio anche della costruttore, visto che McLaren ha davvero una bella coppia che almeno cronometricamente parlando si è rivelata di alto livello, con Crick e Tartaruga che è cresciuto molto, quindi hanno un grande vantaggio nei confronti di tutte le altre scuderie che inseguono, con Red Bull a fare da capofila, diciamo, in questo gruppetto, con Ferrari, Alpine ed Haas che chiude la top 5. Attenzione, Crick la perde, la perde Crick in uscita di curva 3, l'abbiamo vista in diretta. Eh sì, adesso contro sbindata per ritrovare la retta via. Simo, te che hai seguito questa prima Silverstone, hai visto effettivamente la prima gara di sofferenza di Crick? Cosa ti aspetti qui in questa pista così ampia, tante possibilità di sorpasso? In Spagna abbiamo visto un'egemonia assurda, dalla chat addirittura si diceva fuori categoria, nonostante una disconnessione di un danno è riuscito a vincere, e però è una pista molto tecnica, lì magari è venuta meglio fuori l'evoluzione di questo pilota, la sua bravura. Qui una pista tra virgolette più piatta, livella in qualche modo, è più facile tenere il DRS. Pensi qualcuno possa mettergli, diciamo, i bastoni tra le ruote? Bah, non lo so, non saprei, perché sì, è vero che è una pista a trenino, come dici tu, però lui ha un livello che tutto sommato l'abbiamo visto molto spesso andare molto forte, quindi non si sa. C'è anche da dire che comunque ci sono dei piloti in questa Prime che comunque lo possono provare a tenere, come il buon River Marathon, anche il ritorno del buon Crive, che con la sua grande esperienza potrebbe magari tentare di tenerlo. Questo non si sa, comunque bisognerà vedere, perché come pista come dice, è piatta, però attenzione, perché si possono ovviamente esserci dei tranelli per alcuni piloti, soprattutto in uscita di curve. Piacere ritrovare in pista il buon Gilles dopo l'assenza a Silverstone, sebbene con ancora qualche postumo febbricitante. Gilles un po' malaticcio ancora, però fa piacere ritrovarlo, soprattutto perché l'avevo letto un po' non demoralizzato, ma un po' troppo realista. Intanto va sul traguardo, si migliora, 1.42.609, fa davvero tanto piacere ritrovarlo. Spero magari possa essere della partita per, tra virgolette, scacciare. È più consapevolezza e via di ciò che aveva scritto sul forum, che si sente un po' il fantasma del se stesso del 2017, quando vinse il campionato in questa categoria, e con l'avanzare dell'età ha messo, insomma, un po' i riflessi, la stanchezza, il sonnellino arriva un po' in anticipo. Però dai, speriamo che possa trovare anche gli gaudio e gioia nel proseguo di questa stagione con la Prime e il Gran Premio d'Austria, che quindi ci stiamo apprestando a vivere. Momento di calma, di quiete prima della tempesta, tempesta che non arriverà in maniera così esagerata, da definizione tempestiva, tempestivamente tempestosa, mamma mia, che è orribile, però no, insomma, tra un'oretta in gara è prevista che arrivi della pioggia, quindi bisognerà capire sotto questo punto di vista l'ingresso di una safety car, il meteo approssimativo potrebbe permettere l'entrata di questo scroscio d'acqua. In pista troviamo Ezio, magari diamo un po' di spazio anche ai piloti non sempre in posizioni troppo elevate della classifica. Per il momento lampeggia, magari si sta lanciando per un suo giro, anche perché viene annullato, no, decide di tornare ai box nella maniera che non dovrà utilizzare in gara. Allora spostiamoci su Alex Pilotino, visto che Shield sta rallentando anche lui per tornare ai box. Si sta lanciando poi la Alpine di Tex. Alex non sembra procedere in maniera così sprintosa, direi di no. Allora andiamo con Tex, che ha sicuramente iniziato in questo momento il suo giro. Tanto traffico davanti a lui, ci sono già tre vetture con Tartaruga, Ruggio e Robby che stanno andando in pista. Robby che tra l'altro arriva oggi a quota 195 gare di campionato ufficiali. Corse, tanto sotto sterzo, molto lungo qui Tex, quindi giro abortito, nulla da fare per lui. Diciamo, per Robby arriverebbe quindi a quota 200 a Singapore, un nuovo layout, quindi si fa meno fatica, mettiamola così. Sono saltate 4 curve a 90 gradi, abbastanza toste soprattutto per le gomme, quindi
quest'anno anche quello sarà un tema più intrigante, una nuova zona di sorpasso, anche se bene non ci sia, se non vado errato, il DRS in quel breve rettilineo. Si stanno per lanciare tutti quanti, quindi direi di utilizzare il nostro live timing che trovate ovviamente sul sito www.formulatrainteam.com per snocciolare i parziali record che eventualmente i ragazzi andranno a fare registrare. Per il momento la striscia dei tempi è fucsia per Crick, con i record ovviamente nei settori 16.0, 28.8, 19.406 nel T3, che ha portato Crick al momento in prima posizione in un primo 4 secondi 352 millesimi. Si è lanciato, ci è arrivato il giro di Gilles, rapidissimo. Allora ha fatto un giro di riposo. Questo dovrebbe essere un giro sulla stessa gomma. Non ti so dire, andiamo a vedere un attimo. Non mi è parso che è tornato ai box, anche perché è passato poco tempo, quindi credo sia un giro sulla stessa gomma. Comunque un'ottima prestazione per Max, che va in prima posizione con un primo 4 secondi 307 millesimi. Lascia spazio ad una delle Alpine, che credo sia Tex che si sta rilanciando, perché Emis è ancora fermo ai box. Giusto, Emis per una penalità non potrebbe fare questa sessione di qualificazione. Allora vediamo Ruggio come si sta comportando nei suoi parziali. 16.254 nel T1, paga due decimi dal record di Crick, uno da quello di Schill. 29.270 nel T2, altri due decimi lasciati anche rispetto al suo parziale precedente, un giro decisamente da dimenticare a meno di un miracolo. Qui nel T3 si migliora 1.048, migliora qualcosa dal 0.5013 che aveva in precedenza, però resta lì in quinta posizione Tartaruga. Giro annullato almeno da grafica marchiata Codemaster. E Crick adesso ora mamma mia, che orribile ripetizione, adesso nel suo giro d'uscita. Così come Crive, insomma, si stanno preparando un po' i piloti per lanciarsi. Vedo una Ferrari e una Red Bull molto vicine, credo siano River e Ruggio, sì, che alla fine riescono a lasciarsi strada. Attenzione, ok, le 5 posizioni di penalità questa non abbiamo visto scattare abbastanza rapidamente. Tartaruga comunque ha un T1 decisamente alto, 16.9, 16.3 invece per Roby, ma entrambi questi giri annullati. Poco meno di un minuto al termine di questa sessione di qualificazione, comincia di nuovo il giro per Tartaruga. Dovrebbe essere il primo degli ultimi ad attaccare la pole position momentanea di Gilles 27, questa volta bello preciso in curva 1, che sarà anche soggetta ai limiti della pista, non solo marchiati come Master ma anche imposti dalla nostra direzione di gara, così come Crick va bello liscio preciso in curva 1. Attendiamo allora il primo parziale con Tartaruga 88 ed anche di Crick. Arrivano in sequenza le McLaren. Crick toglie già 37 millesimi dalla sua prestazione. 16.2 invece per Tartaruga nel primo settore. Non un granché, soprattutto perché Crick lì è passato in 16.0 e essenzialmente una curva già esposta alla bandiera a scacchi. Quindi finisce qui la sessione per Schill, Alex Pilotino, Robby, Tex, Ezio, Naspaz e Demis. Stanno arrivando allora le due McLaren con Tartaruga davanti a Crick. Vediamo il T2 per Crick sotto gli altri 70 millesimi. È lì in linea per attaccare la pole position di Gil. Annullato il giro per Tartaruga, nulla da fare. Peccato, perché stava migliorando, stava praticamente facendo 28.9 al secondo settore. Niente da fare, vediamo Crick se andrà a prendere la pole position. Decimo anche River, taglia Crick l'ultima curva, quindi nulla da fare. Se River non si migliora di almeno 3 decimi, tornerebbe alla pole position. Shield 27 da Max Basile sul traguardo, River Marathon per attaccare la pole. Non ce la fa. 1.045 si migliora, ma non basta. Vediamo Ruggio, si sta migliorando in 2 decimi, ma dovrebbe essere rimasto in sesta posizione appena dietro a Crive. In 1.04.887, sì, anche l'air timing lo conferma. No, addirittura quarto. Si sta aggiornando allora il live timing, sì, quarta posizione per Ruggio. Torna la pole Gilles e non ero preparato, scusa Max, vado a recuperare quando è stata l'ultima pole per il buon Max Basile. Decisamente, insomma, il tema che avevo aperto in precedenza, mi sento lo specchio, il fantasma di me stesso, eccetera, eccetera. Detto quella cosa, parziale record. Molto bene, allora i primi 6 in mezzo secondo, poi un enorme solco per trovare tutto il resto della carovana. Direi che ci prendiamo una rapidissima pausa, anche perché oggi l'informazione qui dura pochissimo. A tra poco.
9 marzo 2018, Gran Premio del Messico con la Prime League su F1 2017, l'ultima pole position conquistata da Gilles 27, e quindi fa davvero piacere ritrovare lì in prima posizione. Buonasera ad Antonio Giuliano, una domanda per la Pandora: ma è una gara tra piloti ufficiali oppure piloti ufficiali iscritti? Chiunque, basta che vi iscrivete sul forum soltanto per una questione di statistica, voi vedi tra 5 anni ritroveremo la statistica di Antonio che vinse la Pandora su F1 2013, quindi anche per Rocket League seguite e restate aggiornati sul sito perché arriveranno tutti quanti lì gli aggiornamenti. Simo, abbiamo la grafica per la griglia di partenza, riusciamo ad averla? Sì, eccola. Grazie mille. Allora, ovviamente partendo dall'ultima posizione con Emis, che non ha potuto disputare questa sessione di qualificazione assieme a Naspaz, in 11ª posizione. Andiamo quindi subito nella top 10, pochi piloti questa sera in pista ma che sicuramente si daranno battaglia. 10ª posizione per Ezio e 9ª per Tex 1980, 8ª posizione per il buon vecchio F1 Italia Robby ed Alex Pilotino, altro vecchio volpone lì in quarta fila. Ritroviamo Mister Crive, fa davvero piacere. In 6ª posizione Tartaruga, in 5ª casella, altra grande qualifica per lui. 4ª posizione per Ruggio e River, i due contendenti al titolo, ad inseguire Crick, che si è dovuto piegare ad uno strabiliante Max Basile da mani dei capelli, almeno sul cappello, nella GIF per lui, della grafica di impressione curata da Formula Italia Team, è tutta roba nostra, tutta programmata al buon Lorenzo Tamori, che ancora una volta salutiamo. Simo, chi ne esce vincitore per te da questo GP? Io me la rischio, dico il buon Max Basile, G27. Andre, che mi ha detto che appena girato attorno all'età di Max, stai controllando i suoi parziali. Dai, io vabbè, qui mi sembra un po' scontato, andrei sul River, do fiducia al River. Molto bene, allora attendiamo il posizionamento di Emis nell'ultima casella per tentare anche lui una risalita. Non è così impossibile, ci sono questi primi 5 piloti che in qualifica hanno accusato un distacco, poi sarà possibile per lui rientrare in battaglia. Allora 5 semafori che si vanno ad accendere, tutto pronto per il via dell'8º round della stagione 2023-2024 con la Prime League, il Gran Premio d'Austria, che scatta in questo momento con Gilles Crick dalla prima fila. Pattina un po' Gilles nel proseguio, allora si affianca subito Crick e va all'interno di curva 1, non forzano l'attaccata. Attenzione, quasi si trascinano fuori nel panettone con Gilles che ha dovuto alzare il piede. Siamo a tema visto il periodo natalizio, subito fuori Tex, una delle Alpine, quindi già estromessa dalla competizione. E ti dico anche le due Alpine si sono prese. No, sì. Nel proseguo del rilascio della frizione, credo. Ho visto un po' qualcosa dietro, ho visto una Alpine girarsi. E probabilmente è stato o Tex o Emis che sono toccati. Comunque tutte e due sono prese. È una partenza decisamente rocambolesca. Allora lì nelle ultime posizioni Emis che già sale in 10ª sopravanzando Naspaz. Come detto, deve essere rapido una faina nel passare questi piloti un po' più in difficoltà con la fiducia nella vettura, come Ezio, anche Robby ed Alex Pilotino. Poi ci sarà la possibilità di far ritmo, agganciarsi al DRS dei primi della classe con Crick che sta per andare a chiudere il primo giro. Ottima la rilascio della frizione da parte di Schill, meno la progressione, terza, quarta marcia, ha pattinato tanto, si è affiancato lì Crick, che è arrivato con già il musetto della sua AS della sua McLaren davanti a quello della AS alla staccata di curva 1. Ha tentato in qualche modo resistere Schill, ma è finito sul salsicciotto esterno, trazionando male, pattinando molto e perdendo la posizione anche nei confronti di River Marathon. Non avevo parlato delle... Tanto ci viene segnalato un danno abbastanza pesante al fondo per Ezio della Wet Timing. Ezio che si deve guardare da Emis, che va all'interno della 1, un po' timida come manovra. All'interno ancora trazione per quanto riguarda il tema delle gomme, tutti quanti su gomma hard, così come lo stesso Emis che sta attaccando nei confronti di Ezio, che invece è sulla gomma media, così come Crive, Ruggio, Schill e Crick in prima posizione continuano a suonarsene Emis ed Ezio. Emis che alla fine riesce nella manovra, costringendo Ezio a trazionare sul cordolo. Mamma mia che partenza che ha fatto Cria, ha cominciato anche a tirare, perché vedo che ha dato già 6 decimi a River, cioè dal Delta dice 5 decimi, ma per me penso che siano già più di un secondo e mezzo. Adesso vediamo quando si aggiornerà.
Ad occhio sembra anche più di un secondo. Sì, da 8 decimi, 1 e 6 siamo passati. Decisamente particolare questo. Adesso riabbiamo di nuovo i timer buggati, molto bene. Buonasera anche al buon Riccardo Bizzini che si collega dalla chat. Buonasera a Flemin, Gallians, The Sting Formula One. Attenzione, nickname grossi. Nel mentre Garrugio va all'attacco all'esterno della 3, addirittura nei confronti di Chill. Non devono battagliare troppo, devono trovare un accordo. Magari Chill in questa prima fase nel carico di carburante non si trova così a suo agio. Alla fine si accoda nei confronti di Garrugio che con una manovra davvero agile all'esterno della 3 è riuscito a prendersi la terza posizione. Profondo, troppo Cilli staccata, parte il posteriore della Haas. Primo stint davvero faticoso con il carico di carburante per il buon Cilli, che però deve rimanere lì in zona di DRS, calmare i suoi bollenti spiriti e rimanere lì, poiché c'è la possibilità anche di fare undercut e entrare anche di 2 secondi nei confronti di un Crick che sta imponendo un ritmo infernale al suo passo. Forse magari c'è la differenza anche di gomme, perché River è con la hard, mentre Ruggio, Gilles e Crive sono con la media. E Ruggio sta anche andando all'attacco di River in questo momento sul dritto con la gialla e lo passa. E allora vediamo se arriva il cambio di ritmo imposto magari dal pilota Ferrari per cercare di tenere la coda. E invece no, si gira Ruggio. No, la tenuta è andato in enorme sovrasterzo, sembrava puntare le barriere. Si riapre allora la possibilità per Gilles di attaccare. Crick ringrazia, guadagna 8 decimi in 2 curve essenzialmente, va all'interno anche Crive, si invita alla festa, costretto ad andare largo, la tiene, la gira bene Ruggio, nonostante la trazione sul cordolo. Fase di enorme parapiglia qui al centro gruppo, dettato effettivamente, come dicevi bene, anche da una differenza di pneumatico calzato da River Marathon, che sta cercando di non perdere troppo tempo nei confronti di Crick. Il problema è che Ruggio, attaccandola alla 1, poi ha sbagliato in trazione e insomma ha regalato altri 8 decimi alla pilota in prima posizione. Conveniva sotto questo punto di vista magari alzare un attimo il piede, tenersi più ers per il rettilineo dopo curva 1, visto che è molto lungo e si va in salita alla 3 per una manovra più agevole senza troppe preoccupazioni. Si è purtroppo staccato Tartaruga da questo gruppetto delle prime 5 posizioni, peccato, in qualifica sembrava aver ritmo, ma Tartaruga anche egli è sulla gomma hard, quindi attenzione anche ai tempi del secondo pilota McLaren, almeno per le posizioni in questo momento in pista, che potrebbe essere interessante per eventualmente giocarsi una carta matta in aiuto nei confronti del suo compagno di scuderia. Va all'interno di una leggerissima piega che da fondo viene considerata come curva 2, e sarebbe intrigante se anche con la Formula 1 andiamo a fare la chicane, però si perde un punto di attacco, anche se quest'anno abbiamo visto una fase molto di studio in diverse occasioni. In quel tratto in salita verso la staccata della 3 si preferisce utilizzare la seconda zona di DRS verso la 4. Emis è andato al sorpasso intanto di Robby, sale in ottava posizione. Andiamo sul traguardo Crick per vedere quale sarà il ritmo imposto che sta imponendo pilota McLaren in questo momento. Gli ultimi giri dopo un primo attacco sul 6 e 9, poi si è subito passati un 7 e mezzo, 7 e 8 l'ultima tornata. Chiude la quinta in questo momento. Attendiamo se aggiorni il monitor dei tempi, anche per capire se magari Shield adesso riesce a tenere, contenere almeno la fuga di Crick. Insomma, già 3 secondi e mezzo, di nuovo errore di Ruggio alla 1, purtroppo sempre in trazione, va a commettere questo errore seconda volta, perde la posizione nei confronti di Crive, che zitto zitto sta approfittando degli errori altrui. E un grande danno ci viene segnalato al fondo per Ruggio, deve aver esagerato a questo punto, non soltanto in trazione sul cordolo, ma o ha impattato leggermente sul guardrail sulla destra in uscita di curva 1, oppure saltando sul salsicciotto esterno alla 1, lì la vettura rimbalzando forse ha riportato in quel frangente questo tipo di danno. Adesso bisogna stare attenti, questo danno è un po' difficile tenere la macchina, però comunque sembra riuscire a tenere ancora il passo e cerca anche di nuovo di incollarsi in questi tre che comunque stanno continuando a imprimere nel loro ritmo, e Crick comunque sta continuando a imprimere un ritmo veramente forsennato. Nel mentre è arrivato Emis negli scarichi dell'asse di Alex Pilotino, quindi l'occasione per Emis di salire in settima posizione, proseguire con il suo ritmo, suonare la carica nei confronti di Tartaruga, va all'esterno virtuale di curva 1, linea ideale per lui, non oppone nessuna resistenza Alex Pilotino, consapevole che la sua gara è su un altro ritmo, ed anzi magari se riesce a tenere il DRS potrebbe anche
velocizzarsi sfruttando un po' il traino del pilota Alpine, staccata della 3, dove Alex si fa vedere ma rimane agganciato per anche difendersi a sua volta in una eterna lotta contro il suo rivale di mille scorribande F1 Italia Robby, che lì dietro lo segue, continua leggermente staccato, diciamo 2,5 secondi per il momento, però lo tiene a portata. Attenzione alle bandiere gialle per Crive. Ai, purtroppo è uscita. Occhio alla rientrata. Dalla 6 dovrebbe essere. Sì, occhio alla rientrata, perché stava arrivando Tartaruga a tutta velocità. Fortunatamente è fantasma. E sta arrivando adesso in questo momento anche Emis. Quindi Crive con gomme anche un po' più calde, troppo calde. Emis sicuramente riuscirà a scavalcarlo in maniera forse un pochino agevole. Vediamo, perché sta arrivando, eh? È vicino. Sarà complicato il proseguo di questo stint, visto che le gomme quest'anno al pre dopo un eventuale testa coda, non soltanto il tema delle temperature o il fatto che si sporchino, ma c'è proprio una lieve percentuale di danno che vanno ad accumulare, complica almeno il feeling che si ha con la vettura. Se poi magari, come immagino con Crive, il tempo di provare è stato davvero poco, trovarsi una vettura che cambia così rapidamente, in peggio ovviamente, non fa affatto piacere, e sarà è complicato il proseguo di questo stint. Magari sarà tra quelli che andrà ad anticipare la sua sosta per passare ad un pneumatico decisamente più sano rispetto a quello che sta calzando in questo momento. Comunque dietro di lui si accoda Emis, che si prepara quindi a guadagnare un'altra posizione, sarebbe la sesta. Continua a guadagnare Crick nei confronti della carovana. Siamo arrivati a 4,5 secondi nei confronti di Shin. Si è girato Crive di nuovo. L'ha persa praticamente in uscita di curva 7. Credo si convenga fermarsi il prima possibile a questo punto. Magari andare su una hard e aspettare l'evoluzione della gara, piuttosto che continuare con questa gomma mal ridotta e anche esporsi a incidenti più insomma, dannosi per la sua vettura. Testa coda di nuovo di Ruggio, sempre alla 1. E Schill, che in salita verso la 3, perde la posizione nei confronti di River. Ruggio sprofonda in classifica, addirittura in settima posizione dietro ad Alex Pilotino. Ringrazia Emis, che con questi due testa coda guadagna due posizioni, entra in top 5. L'obiettivo adesso è Tartaruga a 3 secondi tra bandiera gialla ed Emis. Quindi l'obiettivo è evitare di andare lì. Lì ci si plafona facilmente. L'abbiamo visto più negli anni passati, anche questo rientro in pista. È un complicarsi ulteriormente la serata, purtroppo, quando si vanno poi ad effettuare queste manovre. Lì la vettura negli anni passati l'abbiamo vista spanciare, Urca. Tanti rimangono bloccati lì. Ancora leggero sovrasterzo da parte di Emis, ovviamente con gomma più calda. Come avevo detto in precedenza, questa pista ha i suoi, diciamo, trabocchetti, ecco. Quindi bisogna stare veramente attenti, soprattutto nelle uscite di curve. Ha anche riportato un leggero danno al fondo Emis, meno grave rispetto a quanto devono sopportare in questo momento Ruggio in sesta ed Ezio in decima posizione. Lì davanti a 5 secondi si è aperto una voragine tra Crick e River Marathon. Un Crick che ha fatto le ultime due tornate esattamente sul 8-247, 272, 272 per due volte, ottavo e nono giro. Entrambi chiusi sul primo, 8 secondi 272 millesimi, in precedenza 8-2, 8-0, 7-8, quindi mano a mano sta alzando i suoi tempi, ma in maniera molto lieve, un po' alla volta. Anche il quarto e il quinto giro, 854, 853, è più incostante River, anche con una gomma segnata da un primi giri rocamboleschi tra la seconda e la quinta posizione. C'è stata tanta battaglia, l'ultimo giro con River Marathon è stato 8-327, quindi appena una manciata di centesimi più lento di Crick. C'è da dire che magari in questo momento la gomma hard sta cominciando a lavorare meglio, o un Crick che magari vede i 5 secondi di vantaggio, si calma per quanto riguarda il ritmo che decide di imprimere alla gara. Però guarda che il Phil comunque sta perdendo rispetto a River, non vorrei che, come hai detto tu, la gomma hard sta incominciando ad andare, oppure è proprio Crick che si è dato un po' una calmata. Però vedo adesso 5-6, quindi secondo me è River che ne ha un po' di più su Gila in questo momento, ma invece per quanto riguarda su Crick continua ad avere un passo esorbitante. Va intanto Ruggio nei confronti di Alex Pilotino, un Alex che, guardingo, senza opporre troppa resistenza si era ritrovato in top 5, così come Robby stanno facendo la loro gara senza
commettere errori e approfittando invece delle incertezze degli altri erano riusciti a guadagnare, sono riusciti a guadagnare due posizioni, adesso ne vanno a perdere una con Ruggio che sta tentando di risalire, Ruggio che anch'egli calza la gomma media con anche tre sovrasterzi molto pronunciati in trazione alla 1 ed anche un effettivo testa coda che per il momento ha privato Ruggio di battagliare per la zona podio. Si fa sulla destra, infatti decide di tornare ai box, segno evidente insomma che anche gli altri dovranno cominciare a ragionare, e con altri intendo Crick e Shield davanti a noi, gli altri due River e Tartaruga hanno la gomma hard un po' troppo in anticipo di l'ingresso in pit lane, un po' troppo frenato, andava testato un attimino meglio per limare quei decimi preziosi. Si va ovviamente sulla gomma hard a livello strategico, a meno di una safety car la gomma soft al 50% è abbastanza scartabile, dura 5-6 giri di prestazione, poi si comincia a fare tanta fatica. Te lo posso anche dire perché il master ho durato soltanto 10 giri, quindi non so come ha fatto il buon Gallians a durarne 18, però io sostanzialmente dopo 10 giri avevo la gomma rossa morta, quindi per 50 in questa pista, come detto, 5-6 giri potrebbe durare. Vediamo come si muovono davanti con Crick che prosegue, porta il suo vantaggio nei confronti di River Marathon a 6 secondi, e un River che a questo punto penso 6 secondi diciamo non sono impossibili se Crick finisce nel traffico con la sua sosta. Abbiamo visto un 18-19 secondi all'incirca per la sosta, finirebbe dietro a Tartaruga che è il suo compagno di scuderia, e poi dopo 11 secondi ci sono Shin, quindi Crick è ampiamente in una finestra comoda anche per effettuare il suo pit stop. Per Shill invece dovrebbe finire intorno ai 25, dovrebbe essere appena in zona con Robbie, appena davanti a Crime. Anche più che altro la sosta dei primi tre, perché in questo momento Crime potrebbe continuare tranquillamente, fermarsi addirittura dopo magari Shill e avere ancora una gomma più fresca. Per invece River deve cercare di tirare e deve sperare magari che gli esca una safety, però stiamo parlando di ipotesi, Nel mio qui pro quo in qualifica, quel tempestivamente tempestoso non ci ha visto in realtà così lontano, perché da live timing vedo che a 60 minuti arriva il fulmine, arriva la tempesta, però è decisamente lontana. 14esimo giro di 36, quasi alla metà gara, la pioggia è prevista tra 45 minuti da live timing e forse una mezz'ora effettivamente, magari con meteo approssimativo, insomma anche noi non sappiamo qual è la finestra giusta, sebbene il cielo si sia annuvolato rapidamente in queste ultime tornate. Vediamo, in settimana abbiamo visto che più o meno un 5 giri per bagnare la pista ci vogliono, e quindi vediamo anche queste bandiere gialle che potrebbero provocare una virtual o una safety car, potrebbero scombussolare i piani. È Naspaz che all'ingresso della pit lane è andato in testa coda, ed anche non so se c'è stato un errore di Crive, sì, perché procede lentamente. Abbiamo visto in diretta, che praticamente l'ha persa in curva 1, ha scodato tantissimo ed Emis e fa un altro errore Emis adesso in staccata di curva 3, che purtroppo diciamo non ha aiutato, e comunque adesso è riuscito a ripassare di nuovo qui, adesso Emis sembra alla caccia di Robby. Io intanto vedo anche che il cielo si è un po' annuvolato abbastanza presto, Questi errori potrebbero essere dovuti a un crollo diciamo delle temperature, o i cordoli che si vanno ad inumidire, l'asfalto diventa un po' più viscido. Anche Alex qui è uscita dalla 7 un po' scattoso il suo movimento, ha fatto una piccola correzione, e ciò potrebbe essere segno che sì, la pista si sta raffreddando, la pioggia non è poi così lontana, e sarebbe un bel problema a questo punto per chi è sulla gomma media tentare di allungare finché non arrivi la pioggia, che non sembra così prossima, insomma potrebbero cominciare a faticare prima dell'arrivo di questa possibilità di passare alla gomma intermedia. Sarebbe invece una situazione più comoda per chi invece è sulla gomma hard, per primo River, poi virtualmente secondo sotto questo punto di vista Tartaruga, poi Alex, Roby, Emis e Crive ed Ezio sono sulla gomma media, mentre Ruggio, che si è fermato, è andato sulla gomma hard. Sarebbe un disastro per Ruggio, che adesso arriva nei confronti di Ezio, si prende la nona posizione comodamente tramite il DRS verso la staccata di curva 3. Ruggio che allora effettivamente deve attivarsi il prima possibile per ricucire queste posizioni prima di questo arrivo della pioggia. È una tripla strategia allora che si apre: chi per il momento non si è fermato ed è partito con la media, e chi è partito con la hard.
contro un Ruggio che ha deciso di fermarsi in anticipo, anche credo segnato da quel testa gola e quei 2-3 traversi in curva 1 che gli hanno fortemente compromesso quel treno di gomme medie. Io adesso sto guardando il track, Raffa, e io ti dico che c'è una leggera, ma proprio una leggera schiarita di sole tra un quarto d'ora, e la pioggia arriverà tra 45 minuti. Il problema è che in Pro League martedì abbiamo visto che la pioggia ci diceva che arrivava praticamente un po' più tardi, e poi alla fine è arrivata diciamo qua, subito, praticamente 10-20 minuti prima di quello che diceva del tracker, quindi attenzione. Sì, io oggettivamente in Pro, almeno per quelle che erano le informazioni che dava il gioco differente rispetto alla timing, sia io che Doc ci aspettavamo soltanto una bomba d'acqua, mettiamola così, ma molto più avanti rispetto a quanto è stato in gara. In Pro tutto sommato un 20 giri e già la pista era cioè non ho fatto caso a quale giro ci siamo fermati, adesso ho un vuoto di memoria, però immagino prima del 30esimo, che è decisamente prima rispetto a quanto ci aspettavassimo. Si ferma in box Gilles per capire su quale gomma andare, forse la soft è la scelta migliore per aspettare questo eventuale ingresso della pioggia. Mi sembra hard, sì. Sì. Allora vedremo quale sarà la strategia di Gilles, anche per capire insomma quali magari informazioni hanno differenti i piloti gli sono stati dati dal DNF rispetto soprattutto quando la pista va a sfiorare il guard delle interazioni in uscita dalla pit lane, per capire insomma quali ci sono, quali differenze abbiamo tra commentatori e piloti. Occhio Demis che ha il DRS, Robby anche, attenzione! In tre, doppio sorpasso, no, va profondissimo e staccata l'ex pilotino per difendersi, Demis all'interno di Robby riesce a prendersi la posizione in trazione. Dovrebbe avere di nuovo il DRS per tentare di attaccare l'ex pilotino, ma soprattutto ancora per chiudere il sorpasso in confronto di Robby, che non molla, rimane lì. Alex pilotino si vede arrivare questi due selvaggi staccati al 4. Che grande rischio, ha dovuto mollare i freni Alex per evitare di essere cannonato da Emis, che ha finito sullo sporco. Rick si ferma allora il leader della gara, via libera ai piloti che sono partiti sulla gomma hard per primi, River Marathon e Tartaruga, non dovrebbe passare nessun altro, forse in realtà Crick riesce a stare anche davanti a Tartaruga, gomma hard anche per Crick, arriva Tartaruga che avrà la gomma in temperatura, toglie il limitatore Crick, lascia la corsia d'accelerazione ed è davanti infatti al suo compagno di scuderia che sì, potrebbe arrivare con la gomma più calda, si potrebbe avvicinare, ma dubito ci saranno ostruzioni o troppa competizione insomma tra i due. Vediamo se più che altro River fa la mattata, nel senso che tira hard, cioè non appena arriva la pioggia, cioè spera che arrivi la pioggia per poi mettere l'intermedia, però bisogna una pazzia, una follia fare questa cosa. Si ripropone nel mentre il duello tra l'ex pilotino Robby ed Emis, con ovviamente Emis che arriva con grande voglia di insomma recuperare dal suo testa coda in trazione alla 3 quando militava intorno alla quinta posizione. Buon giro questo per Alex, che è riuscito a difendersi bene, non ha subito l'attacco di nessuno, si è fermato nella precedente tornata intanto Mr. Crive, anche Marco Crivellaro va sulla gomma hard che sembra essere la scelta migliore sotto questo, in questo Occhio momento Emis. Di gara molto forte Emis, prova a farsi vedere qui verso la staccata che staccata non è molto leggera, in discesa alla 8 forse può uscire da questa situazione andandosi a fermare prima di questi due piloti avanti a lui, andando a passare sulla gomma media al ventesimo, cioè nel ventesimo, nel diciannovesimo giro, ci apprestiamo a cominciare il ventesimo. Oh mamma, Robby, errore, e passa Emis, tra l'altro prende 3 secondi Robby. Non lo dico, può capitare, lì in quella zona è un gioco abbastanza sensibile. Emis guadagna quindi una posizione nei confronti di Robby, si mette nel mirino la possibilità di attaccare Alex, che è uscito davvero male dalla 3, sembrava quasi piantato il pilota Haas, manovra decisamente più agevole questa volta con Alex che si smuove sul rettilineo, più che muoversi non offre troppo spazio all'interno ad Emis, che comunque si ritaglia poi una grande staccata anche al centro della pista senza avere troppe difficoltà con il DRS, è riuscito comunque ad avere quello sprint in più per arrivare a chiudere questa manovra e rientrare in top 5. 11 secondi da Shield, ma è uno Shield che ha già effettuato la sosta, quindi per Emis, che tra l'altro si fa sulla destra, si ferma ora in box, seguito a ruota
da Alex Pilotino, prosegue solo Robby di questo triello. Diciamo che ci sta a fermarsi. River ancora continua così come tartaruga. Vediamo, anche perché Crick, guarda Crick quanto sta guadagnando adesso, 7 secondi, era 11 mi ricordo di secondi, in due giri praticamente ha preso quasi 5 secondi. Sono arrivati intanto Scille nei confronti di Tartaruga ed anche Ruggio nei confronti di Robby. Ruggio chiude la manovra senza troppi problemi, così come Scille nei confronti di Tartaruga, entrambi con gomma più giovane rispetto ai loro rivali e la possibilità di utilizzare il DRS. Escono dalla pit lane Emis ed Alex Pilotino, Emis che esce dietro a Crive, sì. Emis che è andato a montare ovviamente la gomma media, visto che lui era partito sulla gomma hard. Riverbox, quindi diciamo che la mattata che avevo detto non la fa, quindi vediamo più che altro la gomma gialla ovviamente. Tartaruga non si è fermato, prosegue nel suo stint, magari un giro in più per avere di gioventù poi eventualmente sulla gomma media. Esce appena dietro River Marathon, appena dietro a Tartaruga. A fermare anche Robby, intrigante capire dove sarà, credo in realtà dietro ad Emis ed Alex Pilotino. Quest'anno l'undercut è decisamente potente, soprattutto visto che Robby è rimasto fuori con una gomma hard usurata rispetto alla media nuova, sì, da portare in temperatura, ma decisamente più performante, tant'è che già passa comodamente Emis, fa lo stesso Alex Pilotino, dovrà recuperare in pista questo distacco a Fiume Italia Robby per giocarsi la posizione che dovrebbe essere virtualmente la settima ottava, visti i vari testa coda con Alex Pilotino. Lì sta guadagnando su Crive, attenzione. Vediamo se prosegue un altro giro Tartaruga 88, magari per offrire una possibilità al suo compagno di scuderia, se ce ne fosse ulteriormente bisogno, ovvero Crick, di tarpare le ali in questo giro nei confronti di River Marathon, che però dovrebbe arrivare con grande velocità alla zona di DRS comodamente ben piazzata, lo prende proprio ora alla staccata della 1 e dovrebbe andare senza troppi problemi. Che forse un colpo di lag, non con, lo so, River che si era avvicinato molto a Tartaruga, non lo so, però da controllare. Per intanto il sorpasso viene fatto anche in grande scioltezza, vado un attimo a vedere sul tracker, non mi dice niente. È sembrato un pesante colpo di lag con River che stava per cannonare Tartaruga, che comunque non ha opposto troppa resistenza, davvero poco da fare, troppa la differenza di usura dello pneumatico. Molto interno qui River alla 4, bisogna stare attenti perché lì gli avvisi scattano facilmente. River che allora si trova a dover ricucire poco meno di 5 secondi nei confronti di Chill per risalire in seconda posizione. Manca soltanto la sosta di Tartaruga, poi tutti quanti i piloti avranno effettuato il loro pit stop obbligatorio, con cambio ovviamente obbligatorio di mescola. Tartaruga che rientrerebbe tra Ruggio e Crive abbastanza comodamente senza troppe difficoltà, ma imperterrito Tartaruga continua, nel mentre che timidamente mi è parso affacciarsi il sole nel rettilineo principale, quindi ancora lontana la possibilità di pioggia, meno di safety car come immaginavamo all'inizio. Non sembra arrivare la possibilità a prospettarsi l'ingresso della pioggia. È stata essenzialmente quella fase nuvolosa che avevamo visto da live timing, sembrava però procedere più rapidamente, avvicinarsi il prima possibile questi nuvoloni che poi porteranno anche l'acqua, che con 13 giri alla fine e da live timing ancora 45 minuti, probabilmente qualcosa meno, 35 giù di lì, non sembra andranno a creare problemi agli 11 piloti che ancora proseguono con questa gara della Master League. Ha ritirato soltanto l'Alpine di Tex proprio nei primissimi metri di gara per un contatto con il suo compagno di scuderia. Tra l'altro Emis che si sta preparando ad attaccare Crive, anche per Emis la gara probabilmente, a meno di errori dei piloti davanti a lui, si chiuderà proprio in sesta posizione. Non sembra esserci l'occasione di recuperare 11 secondi a Ruggio. Nel guidato, due lunghissimi curvoni verso sinistra, tra l'altro con lo scarico di carburante si alza essenzialmente solo un attimo all'ingresso di curva 7, forse una di quelle che più ha evidenziato l'evoluzione e soprattutto il cambiamento regolamentare di filosofia delle vetture. Gli anni passati lì si faticava molto, sicuramente si andavano a togliere molte più marce rispetto a quest'anno,
che soprattutto in qualifica dà davvero un gusto, nonostante non si effettua la linea più breve, si può andare non totalmente full gas, si alza un attimino l'impostazione, ma dà davvero gusto sentire quanto l'aerodinamica faccia il suo lavoro. Va al sorpasso Abyss senza troppi problemi nei confronti di Crivi, staccata verso curva 3, sale come detto in sesta posizione, un po' titubante, almeno a centro curva di questo tornantino, offre eventualmente l'occasione a Crivi di riproporsi all'attacco, visto che ha il DRS, non esagera e staccata a Crivi con questa gomma hard, magari sulla lunga, e purtroppo commette un errore andando lungo in uscita da curva 4, finisce leggermente nel ghiaglione, sporca un po' le sue gomme e quindi perderà contatto nei confronti di Emanuel Nardacci, che è salito in sesta. Meglio di così, potrebbe solo puntare al giro veloce eventualmente, e se lo dovrebbe giocare con, insomma, con River Marathon, visto che solo loro due sono sulla gomma media. E un Tartaruga a questo punto magari sta puntando ad andare sulla soft, visto che ancora prosegue. Sì, può essere, perché mancano 10 giri e potrebbe magari tentare questa carta e provare a portarsi a casa magari il giro veloce. Sarebbe un punticino in più rispetto però ai due, forse, che va a perdere 18-15, no, andrebbe a perdere 3 rispetto alla possibilità di chiudere quarto, perché fermandosi adesso finisce appena dietro Emis, ok che va sulla rossa, ma deve recuperare 11 secondi a Ruggio in 10 giri, è la rossa, ma sembrano tantini. Poi magari anche il danno al fondo di Ruggio potrebbe influire. Un finale di gara all'attacco per Tartaruga, che sarà chiamato a fare il Galleons di turno, visto che lo leggevo anche in precedenza dalla chat del buon Alessandro. Prosegue un altro giro Tartaruga, si toglie, no, invece si ferma, vabbè, era da solo, non ha rispettato la norma, però era da solo, qualche poi norma, è un invito da parte della direzione gara ai piloti a farsi sulla destra, a rispettare le linee bianche poste in ingresso della pit lane. La rossa infatti si vede lontano che mette la gomma più forte, e vediamo più che altro dove uscirà e se riuscirà anche a fare il giro secco veloce. Sono ora sul rettilineo principale Emis e Mr. Crivi, passa Emis, passa Crivi, dovrebbe essere lì senza troppi problemi, troppo lontano Alex Pilotino. Un Crivi che nonostante quel leggero errore è rimasto in zona di DRS con Emis, quindi questo potrebbe essere un ostacolo in più alla risalita di Tartaruga 88, che sicuramente punterà al giro veloce, a meno di, ecco, una sosta eventuale con Alex Pilotino e Robby. No, sono ancora vicini, non credo ne valga la pena per loro. Ezio in decima posizione, lontano, ha spazio sul Naspaz per combattere per l'ultimo punticino della top 10, e sarà intrigante anche capire se magari è nelle possibilità di Ezio tentare questo attacco al giro più veloce o un undercut a caso da parte di Naspaz nei confronti di Ezio. Insomma, c'è strategia anche in questo, spero, sto fantasticando troppo, dai. Insomma, che ci sia gaudio e gioia anche per i ragazzi appena fuori dalla zona punti e che magari non sono così blasonati o presenti nelle primissime posizioni. È arrivato a 1.8, 1.7 per il marathon nei confronti di Gil, la differenza di pneumatico si sta facendo valere. 1.8.068, 1.8.125 gli ultimi due giri per Gil 27 contro il 7.4.72 per River Marathon, e quindi 8-9 decimi li sta chiudendo in queste ultime tornate. C'è Crivi che lo stiamo inquadrando, Crivi che sta continuando a tenere il DRS di Emis, ma non riesce a stare il più vicino possibile e provare l'attacco, mentre dietro vedo Tartaruga che non sta guadagnando tantissimo, anzi addirittura rimane a 4.7, 4.8 in questo gruppetto, con una gomma totalmente molto più forte, molto più fresca. Beh sì, obbligato a guadagnare almeno la quinta posizione, insomma, a livello strategico ci sono anche 3 secondi di penalità per Emis intanto, quindi dovrebbe riuscire almeno a rientrare in top 5. Magari Ruggio a questo punto è troppo rosa, anche se Ruggio deve aver perso davvero tanto in questi ultimi giri, deve aver fatto un errore perché da 11 secondi è sceso a 3-4 con il confronto di Emis. River dentro su Gil in staccata di curva 3, mamma mia. Prosegue il duello tra i due in discesa verso curva 4 con River Marathon, che all'interno riesce a prendersi la seconda posizione nei confronti di Gil, che ha mostrato i muscoli alla staccata della 3, forse arrembante River Marathon nei confronti del pilota Haas. Ha avuto un leggero contatto a centro curva, speriamo che nessuno dei due abbia riportato dei danni. Per Ruggio sono andato a vedere i suoi tempi, l'ultima tornata sì, è stata davvero difficoltosa, in 1.11 addirittura, ha perso 4 secondi sul suo rullino di marcia essenzialmente,
e Crive che si riaffaccia nei confronti di Abyss, va all'esterno Crive e si riprende la quinta posizione. Tartaruga è andato a registrare la migliore prestazione semi testa coda per Crive, che ha tenuto la sua vettura con la telecamera vicino al casco di Abyss. Quello spettatore ha visto scomparire di colpo la vettura di Crive. L'abbiamo visto dall'alto, dall'elicottero, che praticamente la stava per andare a mettere a muro. Fortunatamente è riuscita a tenerla, però diciamo è ancora lì in battaglia con Emis, che diciamo non dovrebbe neanche provare ad attaccare, però l'enfasi del sorpasso c'è sempre. Ma per Crive più che altro magari c'è l'occasione di sfruttare il traino di Emis, che sta andando a riprendere Ruggio. Emis ha questi 3 secondi di priorità, quindi Crive sarebbe virtualmente già davanti, e tenendo il DRS del, ripeto, Emis, riuscirebbe anche a difendersi eventualmente sul territorio nei confronti di Tartaruga. Quindi può giocarsela bene Marco Crivellaro per puntare ad un'eventuale quarta posizione. Rimane per il momento in zona di DRS Chill, appena lo dà a dire in realtà va sopra il secondo, e quindi gli scappa via River Marathon, che accusa 9 secondi e 3 dalla leadership di un Crick. C'era un Aston Martin, era Ezio che si stava facendo doppiare da River Marathon, passa in questo momento anche Chill, quindi nessuna difficoltà, una posizione un po' scomoda, però si è fatto sportivamente da parte. Un Crick che si era messo comodo in questi ultimi giri sull'8-3, 8-1, adesso torna sul 7-6, appena visto che River Marathon ha passato Shield 27, è tornato a spingere togliendo un mezzo secondo sul suo ritmo il leader del GP e del campionato, che quindi manda dei messaggi importanti a River Marathon di rimanere calmo, insomma, di non buttarsi troppo la testa, anche perché in 7 giri essenzialmente sono quasi impossibili. Ok, la differenza di pneumatico e di gioventù, a 3 giri in meno ed una media River Marathon rispetto alla Hart di Crick, ma sono abbastanza inchiudibili, a meno di un errore del pilota McLaren. Sta combattendo invece un bel poker di piloti con Emis, che sta arrivando su Ruggio portandosi nello zainetto Crive, e Tartaruga che sta entrando nei confronti della coppia Alpine Alfa Tauri. Poco più indietro c'è la battaglia che prosegue tra Alex Pilotino e Robby sul cronometro. Questa volta Robby rientra anche nella zona di DRS rispetto ad Alex Pilotino. Bello questo duello tra i due, che essenzialmente hanno fatto tutta la gara ravvicinata. Per Robby purtroppo ci sono 6 secondi di penalità addirittura, che quindi almeno nei risultati finali lo metteranno in difficoltà rispetto ad Alex Pilotino. Però c'è sempre l'occasione di poter battagliare in pista. Chiude la zona punti Ezio in decima posizione, staccato in 10 secondi in Aspaz, e purtroppo sarebbe l'unico dei piloti a non portare punti a casa in questa serata. Da quest'anno la zona punti è stata di nuovo ridotta ai primi 10, negli anni passati l'avevamo ampliata a 12, anche per dare motivazione ai piloti che magari hanno avuto delle difficoltà nel proseguo della gara, un leggero incidente, anche per il campionato poteva essere più intrigante non perdere così tanti punti nonostante un errore. Effettivamente la Pro League si è giocata anche su questo. Ricordo un Silverstone dove i piloti che erano in lotta per il campionato avevano avuto delle difficoltà e si sono dovuti battagliare anche quei pochi punti, diciamo, della decima, undicesima posizione. Sta un po' praticando, attenzione, perché Emis sta arrivando assieme a Crive e si stanno portando anche Tartaruga, che adesso è 1-9, attenzione. Anche a livello di avvisi per Ruggio non è serena la situazione, poiché ha 2 ecco. Avvisi. E infatti, vabbè, no, dai, Kaiser l'ha incubato. Che fatica a vivere così. E stasera sei ingiocabile. Mamma mia, ragazzi. Niente. E quindi, dicevo, Ruggio aveva 2 avvisi, adesso 3, quindi anche per lui 3 secondi di penalità. Ne è arrivato adesso un altro per Emis all'ultima curva. Fatico a dirlo, però ce ne sono 2 per Crive, quindi occhio. Ecco, attenzione. Non so mai, adesso uno alla 1, no, ok, preciso, ci è andato bene. E su di loro si sono questi 3 piloti compattati, quindi Crive al momento sarebbe in quarta posizione, vista le penalità dei piloti davanti a lui. Su di lui però sta arrivando Tartaruga, 1-8 in questo momento, avrebbe un doppio DRS per difendersi, ma vediamo come decide di muoversi Emis, che la posizione in pista se la deve giocare con Ruggio, che anche lampeggia, quindi in difficoltà, in deficit di batteria. Eh sì, attenzione, perché Emis non vorrà perdere tutto questo tempo. Quanto sotto la Ferrari di Ruggio qui all'ingresso alla 5, forse anche una differenza
C'è da dire che Arruggio sta proseguendo in effetti questa sua gara con un pesante danno al fondo, quindi sicuramente non facile far girare la sua Ferrari lì nel guidato. 20 giri con questa gomma hard, mentre Hamilton ne ha 12, quindi... Allora, l'inizio del 33esimo giro anche per questo triello, con Tartaruga che decimo dopo decimo si avvicina sempre di più. Possibilità per Tartaruga, eventualmente, se riuscisse a passare Crive, di salire in quarta posizione con anche il punto extra del giro veloce. Va a spalancare il DRS, intanto Hamilton nei confronti di Ruggio, che difende il centro della pista, costretto ad andare ancora più interno. Hamilton, staccata profonda di Ruggio, che cerca di resistere in qualche modo, ma nulla da fare, si deve piegare all'attacco da parte di Emis, deve cercare di attivarsi il prima possibile e Crive per non lasciare scappare Emis, che sebbene sono rimasti pochi giri potrebbe magari tentare di aprire questo gap di 3 secondi. Sportivo Ruggio invece lascia strada anche a Crive, che dovrà rimanere in coda a Emanuel Nardacci per poter salire lui in quarta posizione. Cambia allora la gara per Tartaruga, che è chiamata ad attivarsi davvero tanto in questi ultimi giri. C'è bagarre anche tra l'ex pilotino e Robby, almeno in pista. Ricordiamo che il pilota Red Bull dovrà scontare 6 secondi marchiati con De Master al termine del GP, che quindi lo privano della possibilità di attaccare davvero. Va e box Ruggio addirittura, mancano 2 giri per fare il giro veloce. Tartaruga sarà sicuramente arrabbiato, diciamo, che perde anche il DRS di Crive, e quindi si complica, diciamo, dalla quarta posizione con il giro veloce. Tartaruga in questi ultimi 2 giri dovrà tirarsi sulle maniche e chiudere il gap con Crive, cercare di stare in 3 secondi con Emis. Quindi non facile questi ultimi 2 giri per il pilota McLaren. Arriva ovviamente la gomma rossa per il pilota Ferrari, con Ruggio 81 che dovrebbe stare davanti ad Alex. In realtà finisce dietro ad Alex e Robby, che sono entrambi in bagarre, quindi è davvero complicata questa scelta. Adesso all'interno della corsia di box è appena dietro, sì, ok, la rossa, ma sarà un giro veloce e complicato da fare. Però aspetta, perché magari ne ha 2 di giri, credo. Siamo nel 35esimo in questo momento, ora soltanto il 36esimo. Oh mamma mia, ha dovuto anche fermare la vettura per evitare il contatto. No, perdono, loro sono nel 34esimo, e Crick adesso arriva alla 3 e lui è nel 35esimo, quindi ha questo giro e poi un altro, e un altro ancora. Però c'è il DRS, tutto. Quindi può essere una mano santa. Se riesce a sbarattare sì, il Robby, aia Emis, 3 secondi. Ah, si complica ulteriormente la serata Emis, che se magari poteva cercare di tenere la top 5 stando con 3 secondi di vantaggio nei confronti di Tartaruga, con 6 c'è davvero poco da fare. Sotto questo punto di vista sta dando una mano a Crive a tenere la posizione nei confronti di Tartaruga, offrendogli il DRS. Vediamo Ruggio, perché uscita dalla 8 salta sopra essenzialmente all'ala posteriore della Red Bull di Robby, anche qui alla 9 gli rampa addosso Robby, che riesce a difendersi per il momento con il DRS. Attenzione, ci ha girato Emis, non ci credo. Non c'è, ha spaccato anche l'ala. Attenzione. Mentre Ruggio riesce ad attaccare Robby, che a sua volta va ad attaccare Alex Pilotino, che però si muove sulla sinistra in frenata, arriva un leggero contatto con Robby. Ruggio che dall'interno riesce a chiudere il sorpasso. Un grande errore purtroppo questo di Alex, che si è mosso in anticipo sulla sinistra andando a un leggero contatto con Robby. Non hanno fortunatamente riportato danni i due, ma certamente qui la battaglia è stata decisamente più vigorosa. Ne ha approfittato Ruggio per prendersi 2 posizioni. Questo non sarà sicuramente da giro veloce, perché è stato davvero complicato il T1 da parte di Ruggio, sebbene ci sia arrivato con grande velocità. Sta arrivando agilmente quanto comodamente Crick nel T3 del 36esimo ed ultimo giro. Si appresta a vincere la sua 6ª gara su Formula Italian Team ed in questa stagione diventare a quota 175 sempre più campione d'inverno, ed eventualmente bisognerà capire, insomma, anche eventualmente a fine stagione quanto sarà pesante questa gara con il proseguo, soprattutto per il morale di River Marathon de Chile. Sul traguardo, sotto la bandiera a scacchi, Crick per vincere il Gran Premio d'Austria, seconda posizione per River Marathon. A chiudere poi io Chile, ci spostiamo magari se possibile un attimo, no, su Alex ha passato Robby senza troppi problemi. Allora seguiamo Chile sul traguardo per ritrovare la gioia del podio. Poi Mister Crive in quarta posizione, chiuderà la top 5 Tartaruga, che non ce l'ha fatta allora a chiudere in quarta, occhio con il punticino extra, comunque una top 5 buona. C'è ancora battaglia tra Robby e Alex Pilottino, attenzione, la lotta è ancora serrata. Continuiamo a battagliare con Alex, che alla fine si defila, tutto sommato ci sono 6 secondi di penale per Robby, che poi lo sbaglia. Allora incrocio di traiettoria da parte di Alex, che si rimette davanti. I due hanno deciso di battagliare fino all'ultima curva. Passano intanto sul traguardo Crive, Tartaruga,
più avanti arriverà anche Ruggio. Evis che ha deciso di fermarsi all'ultimo giro, provato, magari si poteva tentare di rimanere in pista anche nonostante il pesante danno all'ala, per almeno il vantaggio nei confronti di Alex e Robby era ampio. Si è girato Robby intanto, provare a chiudere lui in settima posizione. E Ruggio fa il giro veloce, attenzione, all'ultimo tentativo riesce a strappare il giro veloce. Sul traguardo in questo momento anche Alex Pelotino, Robby, e poi manca soltanto un rammaricato Emis in nona piazza, che sì, partiva all'ultima posizione ma ha avuto due volte l'occasione di chiudere in top 5, entrambe sfumate per un testa coda in zona trazione di curva 3. È sicuramente rammaricato Emanuele Nardacci, poco da fare, una stagione che è nata e prosegue decisamente storta. Festeggia intanto l'avatar di Crick, Stefano Croci o Kronek, andato a podio, glielo potrò domandare per togliermi questo dubbio. Pilota del giorno almeno accreditato dal gioco, il buon Ruggio, che è quello che ha guadagnato più posizioni rispetto a... No, in realtà ha perso due posizioni. Credo che quest'anno il pilota del giorno del gioco lo dia in base ai sorpassi, chi ne fa di più forse. Però vabbè, un voto in più a Ruggio lo si può dare per aver ottenuto questa sesta posizione più un giro veloce, nonostante il pesante danno al fondo che ha afflitto essenzialmente più, diciamo, tre quarti della gara del pilota Ferrari. Messaggi positivi da Achille, sicuramente per la pole, anche per il podio portato a casa, e anche da Tartaruga, che insomma si conferma lì nei primi 5, e per il costruttore di McLaren fa sicuramente comodo continuare a confermare un secondo pilota classifica alla mano così in forma, nel passo sicuramente in qualifica. In gara è sembrato quello sempre più propenso a queste strategie alternative, che comunque hanno pagato, lui che insomma è rimasto lì, partiva quinto ed è partito quinto. Simo, ci fermiamo un attimo per un po' di pubblicità e poi attendiamo che i primi tre ci raggiungino qui su Discord. Dico cose a caso ormai, che succede? Dai, a tra poco, un po' di pubblicità. A tra poco. Bentornati in diretta post gara con i primi tre classificati di questo ottavo round della Premier League, stagione che si chiama 2023-2024. Direi di cominciare da colui che ha vinto questo GP. Non dico il nome perché mi voglio togliere prima un dubbio, tra l'altro, e non so se te l'avevo già domandato, Stefano, è Crick o Kronek? È Crick. Me l'avevi già chiesto un paio di GP fa, forse. Ecco fatto. A te per il commento su questo GP. Sì, no, allora, vabbè, buonasera a tutti. È stato un GP, vabbè, abbastanza semplice in realtà. L'avevo provato, pensavo... E avrei ricevuto sicuramente almeno 3 secondi di penalità, invece sono stato abbastanza tranquillo. Però in qualifica, appunto, comunque i bordi così particolari nelle ultime due curve mi hanno fatto annullare l'ultimo giro, che probabilmente mi avrebbe dato la pole. Però comunque faccio i complimenti a Gilles perché ha fatto davvero un ottimo tempo, e poi anche a River per il podio. E niente, in gara ho visto che River partiva con le hard, siccome sapevo che più o meno avevo il passo uguale al mio, ho provato subito a mettermi in mezzo Gilles, che non so se è partito male o sono partito bene io, o sono riuscito ad attaccarlo subito in curva 1 e basta. Poi da lì gli ho staccati per togliere il DRS, ho usato quasi tutto l'ERS nei primi due giri. E una volta che li ho staccati sapevo che probabilmente avrebbero lottato un pochino, cosa che avrebbe giovato tantissimo a me. E infatti così è stato, sono riuscito a prendere secondi, l'unica incognita era la pioggia, ma più andavamo avanti più l'ingegnere diceva che non avrebbe piovuto. Ha detto che mancavano 5 minuti forse agli ultimi 5 giri, quindi sono andato tranquillo con la strategia normale e l'ho portato a casa, insomma, abbastanza tranquilla come gara. Molto bene, grazie mille. Veniamo al secondo posto con il buon River Marathon. River, 40° podio in Premier League. Madonna, da celebrare, cavolo. Sì, no, niente. Ho il rammarico perché praticamente ho provato tutta la settimana con Crick. E cioè, gare che finivamo all'ultima curva, io davanti, lui davanti, così. E in gara oggi invece è andato storto, che praticamente nel meteo dava al 60° minuto pioggia,
in gara. E io ho fatto i conti, ho detto, allora, se non esce safety car, la pioggia non la prendiamo. E se invece esce la safety car, magari viene fuori la pioggia, magari non da cambiare le gomme, ma allora ho detto, parto con le hard, così dopo mi trovo una gomma più... Non sento la voce, ma se... Più soft... magari che la pista è umida e niente, però la safety car non è uscita e Crick è andato via e sì, ho perso nel secondo barra terzo giro un po' di tempo con Gilles, però vabbè, insomma, niente di che, insomma, avrò quel secondino, però vabbè, amen. E niente, insomma, faccio i complimenti a Crick, che è anche stufato sinceramente, che vince sempre. Gli avevo detto di andare a vedersi la Juve, ma non mi ha ascoltato. E niente, complimenti a Gilles per grande prestazione, ecco, bravi tutti. Beh, devo dire bravi doppiati anche, che per quanto mi riguarda Nappas e ricordo si sono spostati. Complimenti a loro. Molto bene, grazie mille. Veniamo al terzo posto, Gil. La pole, l'ultima a Messico nel 2018, ti avevamo lasciato nel sombrero. Qui forse l'immagine è un po' più traumatica, con il vestitino tipico dell'Austria, che Trindl, non so bene la pronuncia. E, insomma, com'è andata questa sera? Allora, intanto mi sentite? Sì, sì. Intanto mi sentite? Sì, va bene. Com'è andata stasera? Te lo racconterò con un'immagine. Effettivamente. Com'è andata stasera? Te lo racconterò con un'immagine. Sono qui confinato nel mio esilio da una settimana. Però ho potuto dedicarmi a provare decentemente per questo Gran Premio. I risultati si sono visti. Poi la qualifica bene, anzi ho fatto meglio di quello che facevo in prova in allenamento. Gara finché ho potuto ho tenuto, poi le forze sono venute meno fatalmente, perché il prossimo che dice che il Covid è un raffreddore gli do legnate, ti giuro che gli do legnate. Quindi però soddisfatto, sia perché ho messo da parte anche una pole quest'anno in qualche modo isperata, è un nuovo podio. Mi sono divertito a incrociare Christian, gli faccio i complimenti. Quanto a Crick, beh, quello non lo vediamo, lo vediamo in partenza e poi non lo vediamo più, quindi ogni parola è superflua. Grazie e non dico altro, anche perché la voce è andata. Va bene, grazie mille Max, anche per quel poco, insomma, che ci hai potuto dedicare, tra virgolette poco, in questa intervista. È normale, immagino, anche io sono decisamente chiuso, quindi direi che siamo in conclusione. Io ringrazio per i tre per essere stati qui con noi. Soltanto, ecco, Crick, Pandoro, panettone, la domanda. Panettone, bravo. Panettone. Non so se riceverò un po' di insulti. Bravissimo, no, bravissimo, no, bravissimo, panettone tutta la vita. Con canditi, con canditi. Assolutamente sì. Ok. Porca boia, mamma mia. Cioè, Pandoro tutta la vita. Cioè. E vedi, io e lui siamo in sintonia diversissime, vedi. Io Milan, lui Inter, lui Pandoro e panettone, vedi, capisci? Siamo così. Vabbè. Max è più energetica, una bella cassata, un bel cannolo, se sta meglio. Se me la portano, va bene. Grazie mille, allora, per i tre classificati.
mi lascio andare eventualmente nel party post gara con la direzione gara. Il buon Andre vi attende. Ringrazio anche Simone per la regia di questa serata e l'aiuto al commento. Grazie a te e buonanotte a tutti. Ci vediamo magari poi dopo le feste natalizie, ma anche durante le feste, perché restate aggiornati sui social Targati Fit e sul sito www.fonetanteam.com, perché tra le varie social con crossplay attivo per far sfogare insomma diversi ragazzi che ci hanno scritto, e la Pandoro Race ovviamente tornerà il 20, se non vado errato è stato stabilito come data, dovrebbe essere mercoledì 20, comunque presto verranno aperti i topic, insomma c'è ancora la possibilità di incontrarci e farci di nuovo gli auguri di buone feste. Grazie anche a tutta quanta la chat che ci ha seguito. Anche da parte mia, Raffaele Dani, per voi Rosci è tutto. Di nuovo grazie a tutti e buonanotte.